Buongiorno ragazzi, oggi è martedì, sono in ferie anche questa settimana. La settimana scorsa è volata, è incredibile quando si è in ferie, anche se non si va in vacanza, ma si resta a casa. Comunque, quando si è in ferie, i giorni passano alla velocità della luce, una cosa impressionante. Fa caldissimo oggi, sono ancora in pigiama con questo pigiamino di Victoria's Secret, c'è questo toppettino e il pantaloncino, e in casa abbiamo adesso 27 gradi. Ste sta lavorando in ufficio e abbiamo portato giù dal sottotetto il climatizzatore, diciamo quello lì portatile, che di solito teniamo nella zona del divano perché lì non c'è l'aria condizionata, però ultimamente non stiamo salendo anche perché, come sapete, moca. Eccola qui che è blu, che non so cosa sta fissando. In questi giorni non si sente molto bene, nel senso che vomita un pochettino perché sta mangiando poco, c'è anche tanto caldo e un po' le pastiglie le stanno dando fastidio, quindi vomita qualcosina. Però fortunatamente giovedì andiamo a fare il controllo dal veterinario, eccola qui. E vediamo un po' cosa ci dice. Io spero tanto che andrà tutto, insomma, andrà tutto bene. Io la vedo molto molto migliorata. Adesso lo vedete qui Mogia perché ha appena vomitato, però cioè lei in realtà vuole uscire, correre, vuole giocare con Joy. Infatti l'altra sera Joy si è messa a rincorrerla e io ho dovuto bloccarla perché anche lei stava partendo per correre e non può. Mi avete anche detto: ma dov'è Joy che non si vede più? Eccola lì davanti alla porta perché lei vuole uscire. Vuoi uscire? Ma non fa troppo caldo fuori. E nel dire così anche Mocha si è preparata. Vuoi uscire? Un biscottino? Tipo anche il biscottino l'ha preso stamattina, ma abbastanza malvolentieri, a differenza di Gioia che invece li prende, ce li mangia molto volentieri. Adesso lei si è avvicinata per voler uscire, c'è anche il robottino che è partito perché sono le 11, lui tutte le mattine alle 11 parte, così pulisce questa zona della casa. L'unica cosa che Joy la posso far uscire mentre Mocha no, perché devo tenerla sotto controllo e se non la guardo lei comunque si mette a correre, se magari passa un cagnolino davanti a casa o qualcuno, e invece non può correre, almeno fino a giovedì. Infatti anche sulle scale qui abbiamo dovuto fare questa sorta di barriera così che lei non faccia i gradini e non vada al piano superiore. Vi dico, questi gradini non li fa perché teniamo la porta chiusa e quindi non li fa. Con il collarino, comunque, con questo cono, è un po' più limitata nei movimenti e quindi non ci prova neanche a salire. Però qua, visto che le scale sono parecchie, abbiamo preferito fare questa sorta di barriera, di cancellino alternativo, diciamo così. Così almeno sono sicura che non vada al piano di sopra. Poi fortunatamente qua abbiamo tutto su un piano, quindi resta, siamo anche abbastanza tranquilli da questo punto di vista, però non può uscire. Faccio uscire Gioia, così lei è contenta. Vai. Spero che mi sentiate bene perché c'è appunto il robottino che sta andando ed è proprio passato qui davanti a me adesso. Comunque le ho tolto un attimo il collarino, vedete, e ce l'ho in braccio. Quando la posso controllare ogni secondo glielo tolgo, sono sincera, perché comunque fa caldo anche per lei e sicuramente è fastidioso, non l'ho mai messo, immagino sia molto fastidioso, anche se lei è brava, perché è brava, però ecco, appunto ogni tanto glielo tolgo così prende un po' di aria. No, non puoi scendere. Ecco, adesso lei sta facendo questo, sapete perché? Questo è quello che succede ogni volta che Gioia abbaia, perché c'è Gioia in giardino che sta abbaiando. Mi stanno anche chiamando, scusate. Eccomi, scusate, chiamata fatta. E Mocha è stata ancora male, io non capisco perché, ma secondo me sono le pastiglie, perché le pastiglie che le stiamo dando sono, adesso non riesco a farvele vedere, però sono completamente rosa, un rosa proprio acceso, bello strong. E ha vomitato di quel colore, quindi secondo me sono proprio le medicine che le stanno dando fastidio. E non capisco perché, perché ormai è più di una settimana che le sta prendendo e non è mai successo. È iniziato ieri mattina,
per me è causato dal tanto caldo, dal fatto che mangia poco e quindi prendendole un po' magari a stomaco non proprio pieno le fa questa reazione. Perché, ripeto, questa settimana le ha sempre prese, io non ha mai dato problemi. Adesso invece le sta anche vomitando, io però non gliela posso ridare, però secondo me alla fine l'ha vomitata. E quindi vediamo giovedì quando vado dal veterinario cosa mi dice. Stavo comunque pensando a due cose che voglio assolutamente fare questa mattina. 11:15, quindi la piscina l'ho già aperta perché la copriamo con il telo tutte le sere prima di andare a dormire, lì verso le 10, le 11 dipende, la copriamo così durante la notte non entrano gli insetti o perlomeno evitiamo che entrino troppi insetti, anche se devo dire che si preserva molto con il telo. Dopo la mattina appena mi sveglio cosa faccio? Vado a scoprirla, specialmente se c'è una bella temperatura, un bel sole già caldo da questa mattina alle 9, la scopro e accendo la pompa. In realtà la nostra pompa si può impostare anche come timer, quindi alla stessa ora tutti i giorni parte. L'anno scorso l'avevo fatto, quest'anno invece alla fine non l'ho fatto perché a parte che mi sveglio sempre con la sveglia biologica, diciamo, prima delle 9 io sono sveglia, quindi non mi sveglio prestissimo, però comunque non mi sveglio dopo le 9, quindi mi alzo, preparo la colazione, nel frattempo scendo, accendo la pompa che va 6 ore, quindi per le 3 del pomeriggio si spegne, di solito iniziamo a fare il bagno verso quell'ora e la piscina è pronta per essere utilizzata. Però devo dire che anche comunque è abbastanza impegnativo tenerla perché coprirla tutte le sere, far andare la pompa, la sera dopo il bagno faccio andare anche il robottino che pulisce i bordi e il fondo, quindi lo sporco che si deposita sul fondo con il retino non si riesce a prendere, la pompa non è abbastanza, non ci arriva sul fondo o perlomeno non sempre. E quindi facciamo andare anche il robottino che va praticamente quasi tutte le sere, o perlomeno se la usiamo la sera dopo il bagno lo faccio partire. Quindi alla fine va 6 ore di pompa e 1 ora e mezza, 2 ore di robottino. Poi bisogna controllare sempre il cloro che ci sia sufficienza, controllare il pH della piscina, mettere l'antialghe una volta alla settimana, insomma. È abbastanza impegnativa, come se fosse una piscina interrata a tutti gli effetti, perché comunque è molto grande la nostra e quindi bisogna tenerla controllata praticamente quotidianamente. Però è un impegno, insomma, che mi sono presa, che faccio anche volentieri, perché mi faccio volentieri anche i bagni, quindi diciamo che la tengo volentieri. Comunque la piscina è pronta per essere usata oggi, quindi quello lo faccio. Poi volevo passare il pavimento anche dello stanzino, perché questa settimana tra una cosa e l'altra, oltre al robot, non l'ho ancora passato ieri, e tenendo lì la raccolta differenziata, quindi il cartone, la plastica eccetera, ci tengo a tenerlo pulito un po' più spesso, quindi volevo fare quello. Però già che ci sono, quasi quasi faccio anche il pavimento della cucina e della sala, visto che appunto Mocha ha vomitato sul pavimento, così anche quello è pulito. E dopo voglio farvi vedere lo shopping, non tantissimo, un po' di shopping che ho fatto. Qui ad esempio abbiamo Stradivarius, poi dentro ci sono altri sacchettini, ma poca roba, perché lunedì scorso quando siamo andati a Bergamo per l'intervento di Mocha, noi non siamo tornati a casa ma siamo rimasti a Bergamo, e durante l'attesa, per non pensarci troppo, siamo andati al centro commerciale, siamo andati all'Oro Center e a Curno. Ho preso 2 o 3 cosine, dopo magari vi faccio vedere le cose che ho preso, anche perché ve le volevo far vedere ancora nel video scorso, poi mi sono dimenticata e infatti dopo una settimana sono ancora nelle loro borsine. Sono uscita un attimo con Mocha e nella cassetta della posta ho trovato un pacchettino che non so perché mi hanno messo lì senza suonare, ma vabbè, poco importa perché tanto non mi serve più a niente, o meglio a me non servirà, perché sono, allora, c'è questo cake topper con il numero 30 per, ok, forse meglio così, per il mio compleanno che è arrivato in ritardo, quindi lo terremo da parte magari per qualche altro trentesimo.
E dopo i palloncini che avevo preso abbinati alla torta, perché ho fatto la torta sul bianco, rosa e dorato. Ho preso i palloncini bianchi e dorati, mi sono arrivati. Vabbè, questi li posso anche utilizzare in qualche altro modo. Il 30 a me di sicuro non servirà, non servirà più. Sono arrivati in ritardissimo perché dovevano arrivare il 23 maggio, invece sono arrivati praticamente un mese dopo. Vabbè, li mettiamo da parte. Ho spostato tutte le cose che teniamo di là da questa parte, così lo stanzino è completamente vuoto. Ho passato velocemente il pavimento e poi ho pulito le fughe con una spazzola, uno spazzolone e un prodotto specifico proprio per pulire lo sporco che si fa sopra le fughe. Adesso ho aperto la finestra così si asciuga bene, poi passo il pavimento con il classico detersivo per pavimenti e rimetto tutte le cose al proprio posto. Rieccomi, abbiamo pranzato. Adesso vi faccio vedere al volo le cose che ho preso, vi faccio vedere indossate così vi rendete conto un po' meglio anche di come sono, si capisce meglio. Allora, questa è una tutina morbidissima, freschissima, proprio perfetta per l'estate, con il pantalone lungo, però resta leggermente sopra la caviglia, non so se riuscite a vedere. Questo l'ho preso in taglia XS, quindi la taglia un pochettino più piccola, perché mi piaceva comunque bello aderente nella parte qua in alto. Non ho ad esempio il reggiseno, non ho nulla, e comunque copre, vedete, copre bene tutto quello che c'è da coprire, lo copre, ed è di Stradivarius. Mi piace tantissimo sia il modello che il colore, è questo color sabbia con questi tipo macchettine nere, questi qua. Le spalline sono così, dietro è fatto in questo modo ed è di una comodità davvero pazzesca. Dopo ho preso anche dei costumi, li ho preparati proprio perché dopo, facendo il bagno, vado a mettermi il costume. Questo è il primo costume che ho scelto nell'azzurro, è un azzurro bellissimo secondo me, tutto così con i glitter, ed è tipo a fascia con i laccettini, quindi vanno sulle spalle e c'è il fiocchetto sulla spalla. Poi la mutandina invece, questa è a brasiliana e mi piace un sacco il colore. Eccolo qui, questo è il dietro, questo è il davanti. C'erano di vari colori, secondo me questo è uno dei più belli che hanno. E dopo ho preso questo che invece non ho ancora utilizzato. Questo secondo me rende molto di più con l'abbronzatura, perché come vedete è un color carne, sempre come tessuto come l'altro, quindi effetto tipo metallizzato con un po' di brillantini. Qui, a differenza dell'altro, ci sono i nodini davanti, poi anche questo è a brasiliana, mentre il pezzo sopra è a triangolino, ci sono, sono imbottiti tutti e due, e qua e questo ha, per richiamare la mutandina, il nodo al centro, il nodino, vedete? Anche questo secondo me è molto bello, però sicuramente risalta molto di più con l'abbronzatura. Cambio look, ho cambiato, questo è l'altro vestito che ho preso, sempre lungo, non completamente, cioè non tocca terra, però comunque lungo fino alle caviglie, è color crema, un colore molto chiaro. Vabbè, adesso lo vedete un po' stropicciato perché non l'ho ancora né lavato né stirato, proprio perché volevo farveli vedere prima. Di questo ho preso la taglia S, l'ho pagato 30 euro, e secondo me anche questo è super estivo, comodissimo. Dietro è così, è un po' complicato allacciarlo, infatti mi sono fatta aiutare da Stia adesso, ho dovuto sistemare le spalline, poi si fa appunto questo fiocco sulla schiena con i laccetti, e indossato è così. E poi ho preso queste scarpine basse con il dettaglio dorato e sono color crema, si abbinano tra l'altro perfettamente con sia questo vestito ma in realtà anche l'altro. Anche questi sono di Stradivarius, così come il vestitino, e questi li ho pagati 20 euro. Vi faccio vedere anche dallo specchio così magari riuscite a capire meglio. Allora, questo è il vestitino, questa è la lunghezza, vedete, non tocca terra, questa cosa mi piace perché altrimenti sono sempre sporchi questi vestiti, cioè si sporcano con niente.
E queste sono le scarpine. Costume indossato, pronta per fare il bagno. Comunque ve lo faccio vedere anche questo com'è indossato. Tra l'altro questo colore è... io lo trovo davvero pazzesco, guardate che bello, bello metallizzato. C'è anche di un azzurro più chiaro, tipo verde acqua, mentre invece questo è più un carta da zucchero. Vediamo un po' quanti gradi è. Allora, è a 30 gradi abbondanti, quasi 31, infatti è super piacevole, non è assolutamente fredda come lo era qualche giorno fa. Fra poco tra l'altro la pompa ha anche finito, fra un'oretta, ma io quasi quasi la spengo. Ok, tanto stasera poi la faccio partire ancora. E niente, adesso prendo un po' di sole sul materassino, leggo un po' e ci vediamo più tardi. Bagno fatto, sono le 6, quindi adesso doccia assolutamente. Tra l'altro stavo notando che oggi mi sono abbronzata un pochettino più del solito, ho preso un po' più di sole perché sono stata anche sul materassino e poi ho letto tanto. Sono contenta di essermi ritagliata un'oretta in piscina per leggere, perché è una cosa che mi piace molto fare. Però non ho mai tempo, invece in piscina mentre mi abbronzo mi piace anche leggere, quindi ho letto parecchio e mi sono accorta, se non so se si vede, che c'è il leggermente il segno degli spallini, quindi vuol dire che mi sono abbronzata un pochettino. Adesso mi faccio una doccetta, non ho bagnato i capelli oggi, così almeno quelli non li lavo e in un attimo... l'ho fatta. E dopo voglio andare, vorrei anche cambiare il colore alle unghie e provare il semipermanente che vi ho fatto vedere nell'ultimo vlog, quindi togliere questo e fare il semi rosa, un rosa tipo rosa baby, però vediamo, magari lo faccio addirittura stasera dopo cena mentre guardo qualcosina su Netflix oppure anche video su YouTube, perché in realtà quando faccio le unghie o guardo un film, una serie TV, oppure guardo video su YouTube che nel frattempo insomma mi tengono compagnia. Niente, vado a farmi la doccia perché sto gocciolando sul pavimento, mannaggia. Doccia fatta, mi sono cambiata, mi sono abbronzata, però pensavo qualcosina in più, sono sincera. Avete presente quando vi abbronzate il primo giorno di mare che la sera poi vi fate la doccia e dite wow come sono abbronzata? Ecco, io questo wow non l'ho avuto. Tra l'altro da poco ho finito una chiamata di lavoro e mi sono girato un po' le balle, perché a volte le aziende hanno di quelle pretese esagerate, o comunque ti chiedono una cosa, tu fai quella cosa, quindi tu prepari il contenuto, glielo mandi e poi loro dicono questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, alcune volte fin troppo esagerati, o comunque certe quelle cose che non vanno bene dovrebbero essere segnalate prima di far fare a noi i contenuti, anche perché non è che in un attimo con uno schiocchio di dita si prepara un set di stories, si prepara un video, si scatta una foto, cioè comunque ci vuole un po' di idea dietro, preparare tutto, fare, scattare, editare, montare il video, quello che è la storia. Sembra così semplice a vedersi, ma in realtà è super, super, super impegnativo. Ci sono davvero delle grandissime pretese adesso in cambio di contenuti che non potete neanche immaginarvi. Quindi insomma, ho ricevuto questa chiamata dove un contenuto non va bene, modificando delle cose che non mi erano state dette prima di preparare il contenuto. Me lo dici dopo che io l'ho fatto? Vabbè. Comunque adesso sistemo un attimino le cosine che ho in giro e poi volevo provare a far uscire Mocha in giardino. Vediamo se cammina un attimino, magari si perde via un attimo, si fa una passeggiatina in giardino. Non una corsetta, ma una passeggiatina. Ditemi voi se è normale dormire così. Andiamo fuori? Dai, vieni. Vieni, vieni con me. Vieni.
Brava. Miracolo. Ore 9 e abbiamo ordinato la pizza da asporto perché è tardissimo. Salame piccante e patatine fritte, abbiamo fatto metà per uno. Adesso guardiamo qualcosina su Prime e indovinate un po' chi c'è qua, ovviamente Gioia e Moka. Ma stai mangiando la pizza? Meno male, ti è tornato un po' di appetito. Abbiamo finito di mangiare da poco, sono 20 alle 10 e abbiamo mangiato tardissimo. In realtà ultimamente stiamo mangiando sempre molto molto tardi perché lui sta lavorando 12 ore al giorno, quindi inizia alle 9 e stacca quasi alle 9 di sera, 8, 8 e 10 sempre, sempre dal lunedì al venerdì. L'unica cosa che gli dico sempre è meno male che nel momento stai lavorando da casa e non sei a Milano, perché se stacchi alle 8 a Milano il tempo di arrivare a casa mangiamo alle 11, quindi ho detto meno male, almeno questo. Comunque fa caldissimo, ragazzi, abbiamo in casa 28 gradi. Ed ecco la piscina illuminata. Ripeto, non si vede tantissimo, non rende molto perché non c'è ancora completamente buio. Comunque ce n'è solo una e fa parecchia luce. Ed ecco, come avete visto, la piscina illuminata ci sta, specialmente quando si fa un bagno, perché dopo così è bella da vedere, però se non si fa il bagno non è poi così necessario accenderla. Adesso fra poco scendiamo, però che andiamo a coprirla fra un'oretta, che quindi non starà accesa poi più di tanto. Nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto come sempre compagnia una ventina di minuti in mia compagnia. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione e a presto. Ciao!